È molto importante per la nostra federazione essere arrivati in questo momento a settembre con la partenza del Super Salone, che ha in se stesso, racchiude quel che è la sfida della nostra, diciamo, eccellenza del design in tutto il mondo. Si viene riconosciuto ci viene riconosciuto da tutti e fare, diciamo, avere una mancanza per il secondo anno del salone non sarebbe stato assolutamente possibile, sarebbe stato anche un grave danno d'immagine per tutta la nostra filiera. Noi pensiamo che essere leader, come siamo noi, nella nostra filiera, nella completezza della nostra filiera, sia assolutamente un grande impegno che noi ci sentiamo, un grande onore, ma anche un grande onere, e quindi noi dobbiamo difendere quel che è la positività di questa eccellenza italiana e del Made in Italy. Quindi questo si riversa anche sul fatto di concreti risultati che noi stiamo ottenendo, perché la filiera ha chiuso l'anno 2020 in una situazione, diciamo, migliore rispetto a quelle che erano le prospettive del dopo il lockdown, che si prevedeva un meno 30 o meno 40%. Invece abbiamo avuto una grande, diciamo, piacevole sorpresa, che la ripartenza è stata, diciamo, abbastanza improvvisa. All'inizio addirittura si pensava fosse semplicemente una situazione che potesse durare quei 2-3 mesi, proprio sulla scorta del fatto che il lockdown avesse bloccato la nostra filiera improvvisamente, e quindi la ripartenza non avesse altro che raccolto quel che erano tutti i lavori sospesi, diciamo, prima appunto del lockdown. E invece ci siamo resi conto che questo invece, per durare positivo, andava oltre questi 2-3 mesi, tanto è vero che anche a settembre ha continuato e addirittura ha preso forza, tanto è vero che poi la chiusura dell'anno ha portato ad avere un solo, fra parentesi dico solo perché è sempre un fattore negativo, di un meno 9,1%, che però, ripeto, alla luce di quello che erano le prospettive a fine lockdown, è assolutamente un dato positivo. Le aziende della casa hanno chiuso un 2020 quasi uguale al 2019, hanno sofferto di più le aziende invece contract, che stanno ancora comunque soffrendo, perché ovviamente, come è chiaro, il fatto che le persone non si spostano, si spostano molto meno anche adesso che siamo ripartiti, comunque vediamo che la ripresa della normalità non è così immediata e repentina. E questo, diciamo, fa comunque ben sperare, perché in ogni caso verso fine anno contiamo che anche il settore contract si possa riprendere, e in tono meno forte, perché vediamo che in ogni caso le persone stentano a riprendere la vita normale, quindi a spostarsi, soprattutto i viaggi business. Il turismo, come abbiamo visto quest'estate, è ripartito, e speriamo che questo perduri come tendenza, ma quello che è molto importante, sarà molto importante, è la ripartenza proprio del business proprio. In ogni caso, i dati fondamentali nel nostro settore nei primi 6 mesi danno un incremento rispetto al 2019 molto importante, perché la nostra filiera sul complessivo dà un più 14,2% di incremento rispetto al 2019, quindi un incremento molto importante, e speriamo che questo anche perduri, per il fatto che ci siano dei fattori comunque che stanno ostacolando la presa totale di questa positività da parte delle aziende, dovute al caro materie prime e anche la difficoltà dei trasporti, i quali noli dei trasporti sono cresciuti in maniera esponenziale e ci sono delle grosse difficoltà. Questo crea, diciamo, un po' di rallentamento a questa ripresa. Il caro prezzi delle materie prime non si riuscirà sicuramente a trasportarlo tutto verso il mercato, di conseguenza si pensa a una peggiore redditività da parte delle aziende, perché perderanno sicuramente un po' in redditività, e potrebbe anche causare un rallentamento dei consumi. Quindi la previsione, insomma, per il futuro è positiva, rimane positiva. La chiusura d'anno speriamo che, sempre fattore delta permettendo, perché vedremo come sarà l'evoluzione, dovrebbe dare comunque un segno più sulla chiusura del 19, con un segno più, ma anche importante. Ecco, quindi poi adesso vedremo. L'importante adesso è aver dato questo segno di ripartenza. Il salone di settembre, il Salone Super Salone, è un segno di ripartenza, perché ci stiamo tutti preparando per quello che sarà la vera ripresa da parte di tutta l'economia, che si prevede nel 2022, quindi anche in previsione del salone del 2022.